niente. Però la cosa bella è che il David giovani, perché giovane non perché il regista sia giovane perché ormai è andato, ma perché chi ha votato è giovane, perché sono a scuola e credo anche all'università, quindi il più vero fuori dalle logiche degli addetti ai lavori, quindi devo dire che sono soddisfatto, anche perché è il secondo David che giovane che prendo, 2 su 2 mi sembra una buona media. E quindi io avevo proposto un momento di generosità, siccome il film l'abbiamo fatto assieme a Iericini, volevo condividere questo David, non che è vostro, ve lo dico subito, però ho detto che avevo proposto al sindaco di tenerlo in municipio aperto a tutti, insomma è un posto dove tutti lo possono vedere, per facciamo fino a giugno. E devo specificare l'anno però, perché mi sa che... Quindi io vi cedo il bambino, però mi raccomando, trattalo bene Giacomo. Una coppa, quando è che ti smetti di fare il sindaco tu? No, e allora... No, io smetto il 4 di aprile. Sì, no, mi metto. Per questioni poi di candidature regionali eccetera. No. L'amministrazione starà in carica intanto fino all'11 giugno per gli affari correnti, 12 giugno ci sarà la vice sindaco. Dunque, comunque il Donatello dedicato, dai. Posso aspettare, posso vedere chi vince, perché è venuto un altro, no, finché ce li tu ormai ci conosciamo, però metti che viene detto quello sbagliato, ecco, senza fare nomi, non so neanche chi si candida, però vabbè, io ormai l'ho detto. Mi affido il mio David fino a giugno, me lo passo a prendere, chi c'è c'è. Chiunque vinga dovrà servire meglio la nostra città, grazie per questo pensiero, però diciamola tutta. Noi abbiamo fatto un baratto prima, quando erano stati tutti lì. Siamo rimasti che lui ci presta il David di Donatello e nel contempo e lo dona una cosa prestata a lui. Funghi. Ormai la tua non è una passione, è un incubo, Giacomo. Si mangia anche così? Ma sono da funghi a discoteca che... No, vi spiego un retroscena. Questo signore qua è uno... No, tieni, questo vedere. Che è anche difficile, complicato nel mangiare eccetera, e un po' noi l'abbiamo conquistato per farlo anche per la gola, anche perché la gastronomia più che lei in questo caso per te è vicina, dico, è invidiabile, dunque da questo punto di vista l'abbiamo un po' bloccato, scherzando anche su questa storia del fatto che io ma questo è un fatto positivo, parlatene, ditelo, Caderici si mangia anche bene. Questo è il senso e il messaggio, dunque era una battuta, uno scherzo, questo è un omaggio personale per te. Allora io direi scusate, finisco e voglio ringraziare appunto Erice, il sindaco e Giacomo, diciamo due, sia il sindaco che la persona, questi due meravigliosi attori, Maurizio Bologna e Sergio Vespertino. L'ho detto ai Davide, spero di giocare anche in futuro, la mia parola. E poi voglio ringraziare Margherita, questo si ringrazia tutti, no? Io ti ho detto, io per quanto riguarda quell'argomento là, io sono ottimista, no? Capisco che non sono nella tua posizione, però io penso che loro vivono meglio di come vivevamo noi, siamo più o meno, siamo la stessa generazione. L'unica cosa è che al solito bisogna, come dire, quando, faccio sempre questo esempio, quando mi dicono, vado alle scuole e qualcuno dice ma la morte di Falcone è stata inutile o meno, io ogni volta non sapevo che dire, mi arrampicavo sugli specchi, però la vera verità, la risposta è che dipende da noi, e quindi la morte della mamma di Margherita e dei fratellini, possiamo dargli un senso positivo a questa tragedia. E ecco questo, quindi però dipende da noi, anche dici come andando a votare anche la persona giusta, potrebbe essere, diciamo, un inizio.